Firmato Blanchito. Incontreremo persone e visiteremo luoghi dove i sentimenti saranno protagonisti. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste, è blu celeste. La voglia di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, la creatività, la voglia di farcela, l'umanità, la perseveranza, ma anche la curiosità. Che scrive parole senza pensarle, e io non posso starne senza. Ho la ragione. Insomma, tutto questo sarà il cuore della nuova stagione di Nursery Valley. Di colpa, e non c'è un mostro che la tolga da me, mi metterò riparo. Perché è così importante elogiare la sconfitta? Perché dobbiamo osare e perdere? Perché dobbiamo allenarsi al fallimento? Sbagliando si impara davvero? Francesca Corrado ha fondato a Modena la prima scuola di fallimento in Italia. E lei che opinione ha sul fallimento, sullo sbaglio, sull'errore? È vecchia come il mondo la risposta, cioè sbagliando si impara, quindi penso che l'errore sia umano, errare è la cosa di cui è inevitabile e quindi attraverso l'errore si impara, questa è la risposta. L'importante è imparare dagli errori, perché l'ideale sarebbe non ripeterli. Però, come tutti, si sbaglia, se non nel... è l'unico modo per imparare a sbagliare. Direi più che sul successo, l'insuccesso, è su ciò che è positivo e su ciò che è negativo. Io penso che ciò che è negativo, ne parlavo con un collega, vada evidenziato, vada studiato e ci si debba domandare perché è negativo o perché introduce dei sentimenti negativi o perché dà impressione di essere negativo. Diciamo perché ho due bambini piccoli, hanno 4 e 6 anni e in effetti quello che viene spontaneo è sempre il rinforzo positivo, bravo, eccetera. Però in realtà è importantissimo anche saper imparare a saper gestire le frustrazioni. Io credo che sbagliare qualche volta ci aiuti in qualche modo a capire che quello che magari stavi facendo prima non è la tua strada. Quindi successivamente si aprono altre porte che sbagliando appunto si aprono e poi riesci a trovare il tuo percorso che magari è più giusto di quello che avevi iniziato precedentemente. Gira il mondo e non si fermerà, e tutto passa e nulla cambierà. Ci sono mille cose che non ho ancora capito io. Da diversi anni a Modena esiste una scuola particolarissima, ma particolare quanto utile. La scuola di fallimento. Ecco, per te Francesca, che cos'è il fallimento? Allora, il fallimento è, come dice la parola stessa, un inganno. Fallimento deriva dal latino e significa ingannare ed è la sensazione che in effetti proviamo quando falliamo. Ci sentiamo ingannati da noi stessi perché pensavamo di raggiungere un obiettivo e non l'abbiamo raggiunto, o pensiamo di essere ingannati dagli altri, dai soci della società, perché magari viene liquidato da un compagno o una compagna se il matrimonio o la relazione finisce. Quindi il fallimento è un inganno, anche perché ci permette di lavorare sull'altra faccia, quindi è una parola che si apre ad una doppia possibilità. La scuola nasce da una serie di miei fallimenti personali che si sono verificati nell'arco di 2 mesi, all'inizio del 2015. Dico sempre che mi consideravo fino a quel momento una persona di successo, nel senso letterale del termine, cioè avevo avuto la capacità di raggiungere i miei obiettivi, che erano quelli di diventare docente universitaria, di aprire una società con altri soci, avevo una relazione, una famiglia che credevo solida, quindi tutto bene.
Nell'arco appunto del 2015, in realtà nei primi due mesi, invece perdo tutto. Come dice una delle leggi di Murphy, prima o poi la peggiore delle situazioni possibili è destinata a riprodursi, e nel mio caso effettivamente è accaduto. E la mia prima reazione è stata quella di rabbia nei confronti di tutti, e quindi nell'ottica del fallimento come inganno è stata colpa di qualcun altro che mi ha ingannato, e quindi della società che mi ha dato la possibilità sì di imparare, sognare, di fare la docenza universitaria, e poi l'università che non ti sostiene, che non sostiene i giovani ricercatori, i miei soci, che ok, bellissimo, facciamo una società, e poi però nel cammino ci si perde, il mio fidanzato che mi lascia, non ho più una casa, non ho più clienti, quindi ero praticamente per sei mesi la mia casa è stata la mia auto. E dico veramente, perché tutto era là dentro, l'avevo arredata anche bene in maniera tale che dall'esterno non si capisse che fosse una accozzaglia di cose, quindi avevo delle scatole molto carine e grazie comunque al supporto di qualche amico sono riuscita a fare questo viaggio itinerante, diciamo così. E poi però ho capito che questa rabbia che provavo nei confronti degli altri, perché gliene attribuivo la colpa, non mi faceva bene assolutamente a livello anche psicofisico, per cui sono passata dall'esatto opposto, cioè dare la colpa a me stessa. Francesca, sei stata stupida, sei ambiziosa, aveva ragione tua madre quando ti diceva ma perché devi andare negli Stati Uniti, in Francia, ma rimani in Calabria e fai un bel concorso pubblico, e aveva ragione mia zia. Quindi a un certo punto ho iniziato ad avere la sindrome dell'impostore. E poi invece c'è stato un altro evento negativo, che è la malattia di mio padre, l'Alzheimer, che mi ha fatto capire che ci sono cose che si perdono per sempre, come la sua memoria, e cose invece che si possono riconquistare, e che in questo viaggio io avevo perso delle cose, delle relazioni, avevo perso delle oggetti materiali, avevo perso clienti, avevo perso denaro, ma non avevo perso comunque il mio bagaglio formativo, che era stato particolarmente ricco. E quindi ho detto, sai che c'è? Allora riparto da qui. E ad insegnarmi il modo in cui ripartire sono stati gli errori, o meglio, ciò che faceva di strano mio padre, ad esempio appunto l'Alzheimer era una malattia un po' particolare, per cui lui, non so, puliva le scarpe con dentifricio e spazzolino, e quindi faceva delle cose molto strane, e ho capito che per avvicinarmi in qualche maniera a lui dovevo utilizzare la sdrammatizzazione. Quando ha iniziato a non parlare più, il modo, e a non riconoscermi, il modo per comunicare era il gioco, erano le carte. Anche con mia nipote piccola, il modo in cui comunicavano era uno scambio di carte. Perché poi c'è un filo un po' che lega alcune parole che vengono anche usate come sinonimi, tipo fallimento, errore, sbaglio. In realtà sono sfumature che è sbagliato, insomma, dare a tutti un po' lo stesso significato, perché il fallimento ha qualcosa un pochino di più profondo, non è solo un errore. L'errore è un po' quello che capita tutti i giorni, il fallimento è una cosa un po' più profonda. Sì, in effetti la prima cosa che facciamo a scuola di fallimento è darci un dizionario comune, perché la tendenza è quella di attribuire ad una stessa situazione parole diverse, invece hanno tutte un significato diverso, e parto sempre dall'origine etimologica. Lo sbaglio è un abbaglio, quindi qualcosa che viene per disattenzione, oppure per un'attività di multitasking, anche se credo che il multitasking non esiste, in effetti facendo più cose contemporaneamente potremmo sbagliare a fare un'attività specifica. L'errore, come dice la parola, è una deviazione. E deviazione da che cosa? Ecco, l'origine etimologica mi ha permesso in qualche maniera di andare a capire a fondo il significato di determinate situazioni che mi sono anche capitate. E allora, riflettendo appunto, l'errore è una deviazione, un allontanamento da ciò che consideriamo giusto o la società considera giusto, è quell'allontanamento dalla regola, che è la cosiddetta eccezione, che ti porta poi ad essere giudicato anche negativamente, ma anche una deviazione da una aspettativa, e spesso quell'aspettativa non è nostra, e spesso quell'aspettativa è imposta. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserai ogni tanto a
è curioso come il fallimento è visto in Oriente, in Europa e in Occidente, diciamo negli Stati Uniti. Partiamo dagli Stati Uniti, forse è il più semplice, perché negli Stati Uniti chi non fallisce non è nessuno in qualche modo. Ecco, te questo viaggio nel mondo del fallimento come lo hai mappato, diciamo così? Allora, lo sto mappando, nel senso che nel libro che ho scritto c'è un capitolo dedicato alla cultura del fallimento in giro per il mondo, anche perché sana cultura dell'errore significa due cose: la capacità di essere tolleranti con i propri errori e tollerare gli errori altrui, e la capacità poi di dare una seconda possibilità. E spesso, ad esempio, la seconda possibilità dipende dal PIL del paese, o comunque dalla disponibilità economica. Se io vado dai miei genitori e chiedo di darmi dei fondi per fondare una società, e questi me li danno, poi se dovessi fallire avrei problemi a ritornare anche dagli amici e dire ma datemi una seconda possibilità, no? Soprattutto se hanno messo da parte dei soldi che per loro erano, diciamo, un piccolo tesoretto. E è la stessa cosa a livello di paese: quanto più un paese sta bene economicamente, tanto più ha la tendenza come Stato a dare una seconda possibilità. E poi quello che ho notato è che c'è una differenza che ha una matrice culturale, cioè le differenze tra paesi dipendono molto dalla matrice culturale e religiosa. I paesi a matrice cattolica soffrono particolarmente, anche solo la stessa parola fallimento diventa un tabù che non si può assolutamente pronunciare, e dipende appunto dal fatto di associare il fallire ad una forma di peccato e quindi a considerarlo una colpa da espiare in qualche maniera. E negli Stati Uniti invece il tema del fallimento è particolarmente contraddittorio, anche se tutti dicono vabbè, lì è il paese in cui si fa. In realtà si fallisce, ma devi avere la capacità poi di avere successo. Nel caso ad esempio delle start-up, la paura di fallire nelle start-up è così alta che gli investitori chiamano morti viventi alcune start-up che non riescono a mollare la presa, perché temono che se falliscono e non riescono poi ad avere successo, lì c'è un marchio quasi indelebile. E quando tu riesci a portare questi temi, per esempio nelle scuole, dove avete iniziato da diversi anni un lavoro itinerante un po' in tutta Italia, ecco, qual è la fascia d'età che ti sembra sia più reattiva? I bambini. Dai 6 anni in su, infatti noi facciamo laboratori che si chiamano Elogio della Sconfitta, proprio a partire da quell'età, perché credo sia normale per i bambini avere desiderio di vincere quando si è piccoli, e quindi anche dare la possibilità di far finta che hanno vinto anche se hanno fallito. Poi da una certa età in poi invece bisogna fare introdurre il tema più che dell'errore, del fallimento, perché non è non appartiene ancora al loro linguaggio, è proprio il concetto della sconfitta. E quello che ho notato e che poi riporto agli adulti è che il fallire, la relazione che si ha col fallimento dipende particolarmente dal contesto scolastico e familiare, perché la paura di sbagliare è una paura appresa, non è innata. Dal mio punto di vista, e si apprende dal contesto. È il contesto che facilita la possibilità di sbagliare e di cadere e di riprendersi, è il contesto invece che può punirti se fai un errore. Quindi la tendenza dei bambini in realtà è quella anche di accogliere gli errori, possono anche incavolarsi in quel momento, però sono ricettivi a quello che è il nostro payoff. A volte vinci, a volte impari. Con i giochi, in effetti, è quello che riusciamo a trasmettere in maniera immediata. Se hai perso una partita, non è importante, tu stai imparando per migliorare la partita successiva. E questo ai bambini è assolutamente chiaro, un po' meno agli adulti. Mangio la pizza, sono il solo sveglio in tutta la città. Bevo un bicchiere per pensare al meglio, per rivivere. A mezzanotte ne ho commessi un paio. No, credo sia fondamentale creare una cultura non solo di successo, perché poi il mondo di lavoro, ma non solo quello, la salute, tutto, i rapporti familiari sono basati su successi e fallimenti. Quindi. L'errore è naturale, sull'errore va fatto un ragionamento, va analizzato,
vivisezionato, sì, se vogliamo, certo, capito, perché ci sono errori stupidi, ma ci sono anche errori che hanno una loro logica. Tutti sbagliano nella vita, anche quando pensi di non farlo e di non riuscirci, sbagli, magari ti avvilisci anche, ma alla fine uno sbaglio ti fa rinascere, nel senso, ok, ho sbagliato, cosa posso fare per migliorarmi, per non sbagliare più, almeno su quella cosa lì, e col tempo non sbagli più, nel senso, puoi riuscire, la puoi fare, ecco. Sbagliando anche grazie alla possibilità comunque di avere una famiglia abbastanza aperta mentalmente, quindi i miei genitori mi hanno sempre consentito di fare le mie scelte, pur essendo sbagliate, per insegnarmi a capire cosa andare a rifare e cosa magari fare diversamente, quindi penso serva anche a maturare, a crescere sotto tutti i punti di vista. L'errore va un pochino incoraggiato, per esempio, ad altri, parlo per esempio ai giovani. Di sicuro non bisogna temerlo, nel senso che molte persone si sentono certe volte bloccate dall'idea di ma se sbaglio, esatto, se fallisco. Non bisogna temerlo, bisogna integrarlo, secondo me, bisogna capire che è parte del processo di apprendimento. È una domanda molto profonda, io ho sbagliato anch'io nella vita, però mi sono sempre risollevata. Il vaso di Peng è un albo per bambini che racconta una storia tradizionale cinese in realtà, ed è la storia dell'imperatore della Cina che, non avendo eredi, decide di chiamare a sé tutti i bambini dell'impero e dare a loro un compito da realizzare in un anno, e tra loro sceglierà a quel punto il suo successore. Cosa succede? Che dà loro un semino e gli chiede di far crescere la pianta. Peng è un bambino che adora coltivare, ama far crescere i fiori, ci prova con tutte le sue forze, ma non ci riesce. Praticamente, nonostante tutto, è proprio disperato perché non riesce a far crescere questo fiore, rimane sterile. Torna dopo un anno a corte, tutti i bambini hanno fatto crescere dei fiori meravigliosi, lui si presenta dall'imperatore e dice lui: io ce l'ho messa veramente tutta, ma non ci sono riuscito, il vaso è vuoto praticamente. E l'imperatore confessa a quel punto che ha dato a tutti i bambini un seme sterile. Non sarebbe dovuto crescere niente da quel seme, lui è l'unico che è tornato con il coraggio della verità, nonostante il fallimento, per cui lui sarà il suo successore. Siccome il gioco fa parte, come il fallimento, della tua, sono due pilastri portanti della tua vita, c'è stata una casistica che ha avvicinato l'uno all'altro, oppure sono due mondi paralleli che poi tu l'hai uniti te in qualche modo? Noi alla fine facciamo degli errori nel tentativo di dare il nostro meglio, e pur dando il nostro meglio può capitare qualcosa che ti porta a cadere. L'importante è come tu guardi a quello che ti accade, no? E poi l'importante, si dice sempre, sbagliando si impara. Io dico no, sbagliando non si impara, sbagliando si impara soltanto se analizziamo gli errori. E come lo facciamo? Ecco, ritorna il gioco. Quello che utilizziamo è in tutto questo che si chiama ciclo dell'errante, è la percezione, l'analisi degli errori, la sdrammatizzazione, la fiducia che possiamo ripartire nella consapevolezza che faremo altri errori, ma ne dovremo fare di migliori, non gli stessi. Lo facciamo attraverso lo strumento ludico, perché è quello che permette alle persone di mettersi in primis in gioco. Questi sono una parte dei nostri giochi che utilizziamo nelle attività formative. Alcuni, la maggior parte, sono comunque giochi di altri autori e servono per determinati scopi, altri invece sono giochi che ideiamo noi. In ogni caso, noi utilizziamo i giochi per far capire ai giocatori, quindi ai partecipanti ai nostri corsi, quali sono i fattori che si mettono in gioco quando sbagliamo, e quindi fattori legati al tempo, alla capacità di calcolare, di pianificare bene il tempo in cui facciamo le cose, al fatto di avere molte informazioni o poche informazioni, al fatto di introdurre elementi legati all'emotività se il tempo è poco. C'è gente che appunto mentre gioca e vede che il tempo sta scadendo va in panico, si stressa e fa entrare in gioco emozioni. C'è ancora negative. L'ansia del libretto, delle istruzioni, delle regole. Questo è bellissimo, è la cosa che noto sempre, ovvero la
gente non legge i regolamenti, oppure si sperimenta per prove d'errore e poi si lamenta che ha fallito, che non ha raggiunto l'obiettivo. E la cosa legata appunto al regolamento è anche l'incapacità di interpretare correttamente, perché la tendenza è a dire è un regolamento molto simile a quello che utilizzo in un altro contesto, e questo è quello che facciamo normalmente, poi sperimentiamo e va tutto male. Quindi la storia del regolamento è molto interessante. A volte io li faccio giocare senza regolamento e la gente non chiede neanche se c'è. Noi appunto introduciamo il tema dell'imprevisto attraverso il gioco da tavolo o con l'improvvisazione teatrale, dove la chiave fondamentale per poter permettere di far andare avanti le cose è un grande sì. Cioè tu devi accogliere tutto ciò che ti accade, anche quello che non ti piace, per permettere che il gioco vada avanti. Invece noi ogni tanto diciamo di no, ogni tanto diciamo di sì, come dice il nostro maestro di improvvisazione Paolo Busi, è un no con lo smoking, cioè facciamolo ma come ti dico io, no? Certo. E invece un sì è molto freddo, un sì è invece ti permette di prendere per buono quello che l'altro ti dice, anche se non ti piace, che può essere una lamentela, che può essere un punto di vista diverso, che può essere una situazione che non avevi previsto e che non ti piace, magari perché appunto implica un piccolo fallimento, e che invece devi accogliere e renderlo parte del piano. Diciamo sempre, rendi la nota stonata parte della musica, rende l'ingrediente sbagliato parte della ricetta, rendi tutto ciò che di negativo accade parte della tua vita. Per sbagliare ci vuole coraggio, sì, ritorno alla parola, all'etimologia della parola. Coraggio significa cuore, no? E noi pensiamo che sbagliamo quando utilizziamo la parte più emozionale, no? Facciamo scelte più istintive emozionali. Invece molto spesso sbagliamo utilizzando male la parte razionale. E quindi sbagliando si impara anche ad avere coraggio. Scusa, però, quindi tu stai dicendo, siccome mi fido perché tu l'hai analizzato bene, l'errore, il fallimento, eccetera, che quando si sbaglia, di solito si dice fra noi, no? Ho seguito la passione, l'istinto e ho sbagliato. Invece tu stai dicendo che si sbaglia di più quando si fa il calcolo che quando si agisce di cuore. Sì, il problema è che quando agiamo d'istinto è che non siamo bravi ad ascoltare il nostro corpo e quello che provano le nostre... il cervello ci manda dei segnali quando noi sbagliamo e anche quando stiamo facendo delle scelte sbagliate. C'è tutto un filone della neurobiologia dell'errore che spiega appunto questo meccanismo. Quando stiamo per fare una scelta, il cervello manda al corpo in 80 millesimi di secondo un segnale e dice: sei sicuro che questa è la scelta per te? E lo manda attraverso dei segnali che hanno a che fare con: mi viene mal di pancia, accelera il battito del cuore, mi ritraggo se sono protesa verso una persona, eccetera. Il problema è che noi nelle nostre scelte razionali, in qualche maniera irrazionali, ci facciamo influenzare dalla parte razionale, quindi non è proprio completamente istintiva, e a volte cieca. Perché anche se ci sono dei segnali, diciamo, evidenti che quella cosa è anche il nostro corpo, a volte confondiamo le sensazioni che proviamo, capito? Quindi la parte istintiva di cui parlo è una parte che ha a che fare con i nostri bisogni più profondi. È come dire, il mio corpo mi dice che se mangio la cioccolata non mi fa bene, però mi piace tanto, e quindi in quel momento ho l'istinto di mangiare e mangio. No, c'è un errore. Si impara anche dagli errori altrui, quindi è importante osservare, e in questo senso quello che diciamo è importante la condivisione dell'errore, perché soltanto condividendolo genero progresso, e questo sia nell'ambito scolastico, nell'ambito familiare. Cioè, bellissima questa, apro una parentesi, questa storia di questa imprenditrice americana, Sarah Blakely, che lei racconta sempre: ho fallito tante volte, ma perché non ho considerato il fallimento un punto cieco ma comunque un'opportunità? Perché tutte
tutte le sere quando tornava a casa nostro padre chiedeva a noi bambini: ragazzi, cosa avete sbagliato oggi? E se noi diciamo assolutamente niente, abbiamo fatto tutto perfetto, dice: mi dispiace, non avete imparato nessuna buona lezione, no? E quindi sicuramente anche gli errori, e quindi anche lui condivideva gli errori che aveva fatto. Quindi se un insegnante condivide gli errori, se anche il mentore, il maestro deve condividere gli errori, non è che il mentore o il maestro non sbaglia, anzi ha sbagliato, forse per arrivare lì ha sbagliato tante volte, e quindi sicuramente scegliersi dei buoni maestri, i buoni maestri possono essere anche le persone accanto a noi. E altra suggerimento è sicuramente trovare una persona che può ascoltarci, confrontarci con qualcuno di cui abbiamo stima, ci permette di guardare all'errore magari da una prospettiva diversa, perché accade spessissimo che se io racconto un evento e gli attribuisco l'etichetta di fallimento, qualcun altro dice: ma davvero lo consiglio in fallimento? Ma no, non è niente. Quindi ti dà una luce, certo, diversa. Nel mio caso però io ho imparato dai, non soltanto devi avere buoni compagni di viaggio, ma anche buoni nemici, perché i nemici, nel mio caso il valore maggiore lo hanno avuto quelle persone che mi hanno remato contro, e in qualche maniera loro mi hanno permesso di capire quali erano i miei errori, quindi e di trovare una chiave diversa per dimostrare loro che potevo fare diversamente. Come mai, Francesca, l'impresa, l'imprenditore percepisce ancora in maniera molto negativa il fallimento, fra virgolette, diciamo? Tecnicamente il fallimento è il punto finale di una serie di errori che sono stati commessi nel tempo e che non sono stati risolti, no? Hemingway dice, ad una domanda, come sei andato in bancarotta? Piano piano e poi all'improvviso. Quindi ti sembra che sia andato all'improvviso, in realtà ci ha messo un bel po' per arrivarci. Invece il successo al contrario è la capacità di aver incontrato ostacoli lungo la strada, di essere caduto, di essere inciampato, di aver fatto errori, ma di averli sempre superati. Una libreria molto originale, però anche molto bella. Che libri tireresti fuori, Francesca, per un tema a caso, l'errore, il fallimento? Allora, sicuramente io sono affezionata a questa parte perché questa libreria contiene tutti i libri per bambini. In realtà poi, come sappiamo, i libri per bambini sono scritti per gli adulti. E questo libro, che si chiama Libro degli Errori, è bellissimo perché inizia da uno schizzo, che è un errore, quindi tutto comincia da uno sbaglio, un occhio un po' più grande rispetto all'altro, e continua di errore in errore, il colore lungo, quindi la correzione dell'errore avviene attraverso un altro errore, e apparentemente una cozzaglia di errori potrebbe dare l'impressione che alla fine si arriverà ad un brutto disegno, invece si crea una magia e l'errore in questa magia poi si perde, e quindi l'autrice dice: hai capito che come ogni errore si possa trasformare in qualcosa di diverso. E un altro mio maestro, parlavamo prima di maestri, no? Il maestro sicuramente indiscusso è Gianni Rodari. A sbagliare le storie, giocare con gli errori, Tonino l'invisibile, errori in libertà e ancora errori in rosso. Errori in rosso ci permettono di andare a guardare all'errore da punti di vista diversi. E come dicevo, ad esempio, l'errore in rosso, come in realtà se il bambino, esatto, se il bambino commette un errore, ad esempio anziché scrivere lago scrive l'apostrofo agoro, dice: io ho due possibilità, o segno con un segnaccio rosso l'errore, oppure racconto, seguo la storia di questo ago importantissimo scritto su tutti i libri di geografia, e quindi continuo la storia in maniera anche originale, quindi faccio sentire il bambino
diciamo meno colpevole dell'errore, anzi il migliore maestro, dice Rodari, è quello che comunque prende il bambino per mano ed insieme fanno errori, e di errore in errore arrivano poi a raggiungere l'obiettivo, stranamente. Ai più giovani, diciamo, che forse hanno bisogno un po' di incoraggiamento anche da parte di noi adulti, che un po' di errori li abbiamo commessi, qual è, come dire, l'auspicio o l'augurio che possiamo fargli sotto questo punto di vista? Che slogan gli lanceresti per uscire da quello in cui siamo, come dire, stati allevati noi, cioè sbagliando si impara? Troviamo un coniamone uno nuovo. Il nostro payoff ossa perdere per vincere. Per vincere, per avere successo, dove il successo di nuovo non lo intendo nel senso materiale, cioè la capacità di raggiungere gli obiettivi che ciascuno reputa importante, possono essere raggiunti osando percorrere strade inesplorate, strade non battute, deviando, cadendo, inciampando e rialzandosi. Quindi e poi è un viaggio sicuramente più emozionante. Faccio sempre l'esempio delle montagne russe e della metropolitana. In metropolitana si provano delle emozioni, è tutto piatto, no? Anche se vedi le facce delle persone, sono a volte così tristi. E invece sulle montagne russe ci si diverte tantissimo, no? E in realtà si sta avendo tanta paura. Però è quella giusta paura che ti permette di metterti in gioco e di dimostrare agli altri e a te stesso che ce l'hai fatta. Senti Francesca, ti posso chiedere di autografarmi il tuo ultimo libro, che è Il fallimento è rivoluzione? Grazie, sì, e certo. E così si tiene volentieri nella nostra biblioteca. Grazie mille. Grazie a te. La nostra vita è veramente complessa e quindi l'errore e lo sbaglio sono naturali. La nostra mente apprende per prove ed errori, perché quante volte ci siamo ritrovati a fare un'esperienza diretta e a imparare da quell'esperienza. La scuola di fallimento di Francesca Corrado è veramente controcorrente. Ma è un controcorrente che ci piace moltissimo. Ma a noi piace esaminare questo tipo di atteggiamento, perché in una società protesa solo al successo, alle grandi performance e a premiare i successi, Francesca pone l'attenzione sugli sbagli, sull'errore, sul fallimento, sul ritentare, e ci ha accompagnati nel suo ragionamento, che ora fortunatamente sta portando nelle scuole, sta portando nelle aziende, sta portando nelle associazioni. Brava Francesca, perché non è solo sbagliando si impara, come citava un vecchio proverbio, ma è proprio questo allenamento al fallimento, questo valorizzare l'errore e lo sbaglio, questo raccontare i propri sbagli e i propri errori, che ci fa crescere e arricchire